Ciao a tutti. Allora, Natale è praticamente appena passato. Tra pochi giorni sarà Capodanno e finalmente entreremo nel 2019. Perché finalmente? Perché tutto sommato dal lato personale, diciamo che quest'anno non è che sia stato dei migliori. Però una cosa che più o meno si dice spesso, no? Quest'anno non è andato bene, speriamo che l'anno prossimo andrà meglio. Ma speriamo, io sono sempre piuttosto fiducioso. Quindi, ultimo video dell'anno, di cosa possiamo parlare? Beh, io questa volta ho pensato di fare una specie di bilancio, diciamo così, di quest'anno per quanto riguarda il mio canale. Quindi andremo a vedere se in qualche modo è andato bene, se è andato male, cosa è successo. Quindi andiamo più che altro a vedere alcune cose che riguardano appunto il mio canale, ok? Bene, cominciamo a vedere alcuni dati. So che magari è una cosa noiosa, però ragazzi, questa volta ho voluto fare un video espressamente sul mio canale. Quindi nel 2018 io ho fatto 94 video, compreso ovviamente le live. Sono a mio parere pochi, vuol dire un video ogni quasi 4 giorni. Sono sincero, a me piacerebbe fare video più spesso, addirittura fare un video ogni giorno. Però che succede? Un po' è la mancanza di tempo, perché credetemi, fare un video anche di 10 minuti vuol dire impiegare ore per fare questo video, tra preparare tutto quanto, registrare e poi editare nel computer, fare tutte queste cose qua. Quindi credetemi, per fare un video ci vuole veramente tanto tempo e tutto sommato io non ce l'ho tutto questo tempo, perché ovviamente YouTube non è il mio lavoro, è una cosa che faccio perché mi piace farla, però non ci guadagno su questo, quindi ho altre cose più, oserei dire, importanti da fare. E un altro motivo per cui non faccio video tutti i giorni è che alla fine ho pochi argomenti di cui parlare. Allora, chi mi segue lo sa, il mio canale è nato con lo scopo di mostrare agli italiani come si vive in Brasile. Quindi non è un video tipo turistico per mostrare le bellezze del Brasile o cose simili. È per, in qualche modo, perlomeno l'idea questa, di far vedere com'è esattamente la vita reale qua in Brasile. Perché ho detto reale tra virgolette? Perché, come dico sempre, tutto quello che dico si basa sulla mia esperienza, sul mio modo di vivere qua in Brasile. Quindi vuol dire che per me vivere qua in Brasile è fatto in un modo. Ovviamente per un'altra persona sarà diverso, però in ogni caso lo scopo del mio canale è proprio questo, quindi mostrare come la vita quotidiana di tutti i giorni in Brasile, quindi quanto costa fare la spesa, quanto costa una macchina, come funziona la sanità pubblica, cose di questo genere. E sinceramente ormai non dico di aver detto tutto, però quasi. Quindi se io dovessi fare un video ogni giorno, vuol dire che in pochissimo tempo dopo non saprei più veramente di cosa parlare. C'è da dire che per un canale YouTube la frequenza di video che vengono appunto pubblicati non è poi così importante. Quello che conta è più che altro l'interesse che avete voi nel guardare i miei video. E io ho notato che pur pubblicando un video ogni settimana, tutto sommato un po' di successo c'è, ok? Attualmente, in questo momento che sto facendo il video, ho 1735 iscritti, quindi vuol dire che io quest'anno, nel 2018, ho guadagnato 1255 iscritti. È tanto? È poco? Beh, allora, considerando l'argomento che tratto, diciamo che non mi lamento, giuro, non mi aspettavo quando ho iniziato a fare questo canale di avere 1000 iscritti, 1500, 1200, quello che vuoi. Non credevo veramente che ci fossero così tante persone interessate al Brasile
o all'Italia. E invece ho visto che la cosa in qualche modo ha funzionato, perché, ripeto, ci sono molte persone che mi seguono, molte sempre secondo il mio punto di vista. Ogni giorno ricevo perlomeno qualche iscritto, quindi non mi posso lamentare. Ovvio che come numero è insignificante, 1700 iscritti nel mondo di YouTube è una cosa ridicola, cioè non vuol dire niente. Però ripeto, siccome tratto un argomento, diciamo, di nicchia, che poche persone sono sinceramente interessate, tutto sommato non mi lamento. C'è da dire una cosa, io ho, come dire, un'idea, ma oserei dire che sono convinto. Sono convinto del fatto che se il mio canale fosse in portoghese avrei molti più iscritti. Perché dico questo? Perché qui in Brasile YouTube ha una forza più grande di quella che c'è in Europa e ovviamente in Italia. I brasiliani amano YouTube e quindi qualunque loro canale che facciano, in poco tempo hanno tantissimi iscritti, proprio perché a loro piace vedere i video di YouTube, piace iscriversi, piace commentare, piace fare interagire col canale, cose di questo genere. Mentre noi italiani siamo già un pochino più restii a queste cose. Solo per darvi un esempio, io sono andato a vedere il più grande youtuber, il più grande canale italiano di YouTube, il canale che ha più iscritti in assoluto di YouTube italiano, è un canale che si chiama Marzia, fatto appunto da una ragazza, credo che si chiami Marzia, che ha circa 7 milioni e mezzo di iscritti. Però guarda caso il suo canale è fatto da questa italiana, però è in lingua inglese. E già lì cambia qualcosina. Un canale italiano fatto da un italiano e parlato in italiano è il canale di FabJTV, credo che si dica in questo modo, che ha poco meno di 5 milioni di iscritti. Quindi, ovvio, cioè, sono tanti iscritti, è un grande numero, però per darvi un'idea, qua in Brasile ci sono canali che hanno 20, 25, addirittura 30 milioni di iscritti. Ci sono canali brasiliani che solamente dopo qualche mese hanno già 30, 40, 50 mila, 100 mila iscritti, proprio perché ai brasiliani piace questo. Alcuni di voi avranno sentito parlare di questo benedetto articolo 13 della Comunità Europea, ne avevamo anche parlato in una mia live. Perché è nato in Europa e non, che so io, in Brasile o negli Stati Uniti? Perché in Europa YouTube e altre reti sociali non hanno, come dire, la forza, la potenza che hanno qua in Brasile o negli Stati Uniti. E quindi la Comunità Europea ha potuto creare questa legge che in qualche modo frena, impedisce appunto tutte queste cose. Dopo può darsi che col tempo, tra un anno o chissà quando, queste cose succederanno anche qui da noi in Brasile, però guarda caso è successo proprio in Europa. Perché lo vi dico, ok, 1700 iscritti, io non mi lamento, sono anzi molto contento, però come numero, come ho detto, è poco, e come ho detto, sicuramente se facessi un video in portoghese il mio canale avrebbe più iscritti. Perché non li faccio in portoghese? Per un motivo molto semplice, perché questo canale è fatto per gli italiani che hanno qualche interesse per il Brasile, quindi non posso farlo in portoghese o in un'altra lingua. Sono, oserei dire, obbligato a farlo in italiano. Però in ogni caso, ripeto, io sono contento del risultato che ho raggiunto. Certo, vorrei essere più grande, vorrei che questa mia attività, diciamolo in questo modo, che ho su YouTube, e fosse più grande, fosse più conosciuta, però in ogni caso, ripeto, considerando quello che tratto e i video che faccio, non mi posso lamentare. Adesso invece vediamo di parlare un po' di voi, voi che siete iscritti al mio canale, voi che vedete i miei video. Chi siete voi? Beh, per la maggior parte siete italiani,
come si vede da questa immagine, quindi il 77% delle persone che mi seguono dall'Italia, l'11% dal Brasile e poi il resto in vari paesi del mondo. È interessante notare anche l'età, la vostra età, voi che mi seguite. Quindi, come si vede da questo grafico, la maggior parte delle persone che mi seguono hanno dai 45 ai 64 anni, con una grande fetta di persone con più di 65 anni. Quindi mi viene voglia di dire che è un canale per i vecchi, però non è certamente così. Essendo appunto un canale che parla di come vivere in Brasile, cosa fare in Brasile, com'è la vita in Brasile, è ovvio che interessa a persone, come dire, mature. Quindi a ragazzino di 15, 17, 18 anni, non sono sincero, scusate il termine, non gliene frega niente di come si vive in Brasile. Sì, magari ogni tanto viene a vedere perché è curioso, però non è il suo più grande interesse. Mentre chi magari è sposato, chi ha già una certa età o magari chi è pensionato o si sta per pensionare, ha più interesse ovviamente nel vedere come si vive in un altro paese. Altro dato che possiamo notare è che la maggior parte di voi vede i miei video attraverso il cellulare. C'è una buona parte che lo vede sul computer, una piccola parte sulla TV, sul tablet, però da come si vede la maggior parte usa il cellulare. E c'è da dire, oggigiorno non c'è assolutamente da meravigliarsi. Ancora un dato sul mio canale: il video che ha avuto più successo, che finora ha avuto più visualizzazioni, è stato quello di come vedere la RAI all'estero, che ha ricevuto finora un poco più di 50.000 visualizzazioni. Non è male. Il secondo è stato sulle 10 città più belle d'Italia ed è stato ed è ancora uno tra i più polemici. Polemico nel senso che io praticamente tutti i giorni continuo a ricevere commenti di italiani dicendo: oh, ma perché non è messo Napoli? Oh, ma perché non è messo Verona? Ma perché Gallarate è brutta? Insomma, cose di questo genere. Quindi sembra che ogni italiano che abbia visto questo video voglia dire la sua opinione, che è giusto, però quello che molti non fanno è rispettare la mia opinione. Quindi io ho fatto un video dove secondo me sono le città, ma poi andremo a vedere, più belle, sono i posti dove qualunque straniero, ma anche italiano, deve assolutamente vedere in Italia. Quindi possiamo dire che il mio unico errore è stato quello di non aver parlato proprio di città vere e proprie, ma di posti. Quindi ho parlato della Toscana in generale, della costiera amalfitana. Quindi sì, ho detto alcune città, però più che altro erano i posti da visitare in assoluto in Italia. Però in ogni caso è la mia idea, quei posti secondo me meritava. Eppure, come ho detto, molte persone, molti italiani si sono in qualche modo offesi per non aver inserito quello che loro piaceva. Però in ogni caso è stato il secondo video più visitato, più assistito finora. Invece il video peggiore, il video che ha ricevuto meno visualizzazione di tutto, è stato quello in cui ho parlato della patrona del Brasile, Nossa Signora di Aparecida, che finora ha ricevuto solamente 136 visualizzazioni. Ora, sinceramente a me questa cosa ha sorpreso molto. Per quale motivo? Perché a mio parere è un argomento interessante. È interessante per i brasiliani perché loro amano la patrona del Brasile, venerano appunto questa Madonna Nera, ma è anche interessante per gli italiani perché è una cosa che forse pochi conoscono, la storia, la leggenda, a mio parere molto bella. Quindi io pensavo che facendo video del genere avrei accontentato tutto e sono sincero che questo video avrebbe avuto un discreto successo. Invece, come direbbero Oxford, non l'ha cagato nessuno e sinceramente la cosa mi ha sorpreso.
Ora, che propositi ho per il canale? Che cosa penso di fare l'anno prossimo o nel prossimo futuro? Beh, sicuramente la prima cosa è di cercare perlomeno di migliorare i miei video. Migliorare i miei video vuol dire cercare sempre argomenti interessanti che possono interessare a voi che seguite il mio canale e cercando di farli nel modo migliore possibile. Il problema qual è? È un problema, oserei dire, tecnico. Cioè, al di là dell'argomento, per fare un bel video, un buon video, occorre dell'attrezzatura adeguata, che purtroppo io non ho. Qui sapete benissimo che in Brasile tutte le cose, ma specialmente le cose che riguardano la tecnologia, sono molto 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 care. Quindi non ho la possibilità, sono sincero, di comprarmi una camera, una fotocamera di buona qualità. Quindi di solito i miei video li faccio col mio cellulare che non registra nemmeno in HD, quindi è una qualità molto scarsa e si vede dei video che faccio. Però purtroppo per il momento non ho altro. Ogni tanto uso il cellulare di mia moglie che è un attimino migliore, però insomma non è che faccio miracoli. Ma il problema, adesso entro un po' nel tecnico, scusate, non è tanto, come dire, la qualità della fotocamera o del cellulare, quello che volete. Io potrei avere anche la camera migliore del mondo, però se non avessi delle luci adeguate per filmare, vi assicuro che il video sarebbe ugualmente una porcheria, perché la cosa più importante quando si fa un video è proprio la luce. E ripeto, purtroppo anche delle luci giuste per poter filmare in un modo buono, sinceramente costano molto e per il momento non ho la possibilità. Uguale anche, come potremmo chiamare, lo scenario dove fare il video. Io i video li faccio ovviamente in casa, e casa mia è piccolina, ho due camere da letto e la sala, quindi non ho, come dire, un posto, un angolo dove fare, dove creare veramente uno spazio solamente per fare video. Quindi li faccio dove ho la possibilità, quindi non ci sono grossi problemi, però ovviamente se voi andate a vedere i video delle altre persone, i video di buona qualità, i video quelli che hanno successo, sono fatti in una maniera completamente diversa. E inoltre mi piacerebbe fare altri tipi di video, mi piacerebbe tantissimo fare dei vlog e dei video di ricette, di cucina. Sono due cose che amo, viaggiare e cucinare, quindi poter fare video di questo genere per me sarebbe, oserei dire, quasi il massimo. Però viaggiare sinceramente è inutile che venga a raccontare balle, non ne ho la possibilità. Quindi io ho già fatto alcuni video mostrando Sorocaba, mostrando le cose che a mio parere sono interessanti di Sorocaba, però finito quello che c'era da mostrare, non ho altro. Quindi le cose interessanti alla fine sono quelle che ho mostrato nel video, parlo della mia città. Sì, per l'amor di Dio, potrei benissimo prendere il cellulare e andare in giro per la città mostrandovi quello che c'è, parlando del più e del meno. Però sono sincero, non ho il coraggio di fare quello. Per quale motivo? Beh, primo motivo è che pur essendo Sorocaba una città tranquilla, confronto alle altre città del Brasile, è sempre una città brasiliana. E quindi andare in giro col cellulare in mano, filmando, facendo cose di questo genere, è a mio parere sempre un rischio. Ovvio, dipende dal quartiere, dipende dalle zone, però sinceramente è qualcosa che, diciamo, che preferisco evitare. Ok, sono 9 anni che vivo qui, 9 anni che non è mai successo niente, ma un po' perché anch'io cerco di stare attento a quello che faccio, ok? Altro motivo è che, per essere sincero, mi vergogno un po' ad andare in giro col cellulare in mano a filmare o col bastone di selfie, cose di questo genere. Sono un po' timido a fare queste cose in pubblico e quindi non lo so. Ripeto, mi piacerebbe
Potrebbe anche essere un'idea, però credetemi, fare queste cose qua in Brasile non è facile. Fare video di ricette, cucinare qualcosa, mostrarvi quello che so fare in cucina, sì, mi piacerebbe, però come potremmo dire, a me piace cucinare, un po' me la cavo nei fornelli, però non è che sia quella grande cosa, non sono certamente un cuoco. Quindi che succede? Che molte volte il piatto che faccio, che preparo, mi viene buono, però brutto da vedere. E quindi è meglio evitare di mostrare cose brutte, ok? Quindi anche questa idea appunto di fare ricette, di mostrare delle cose che io preparo in cucina, sì, mi piacerebbe, sono sincero, però diciamo che molte volte o non ho la disponibilità degli ingredienti che mi servono o, come ho detto, il risultato sarebbe talmente scadente dal punto di vista estetico che è meglio evitare. Quindi, riassumendo, com'è andato quest'anno? Ma tutto sommato, per quanto riguarda il mio canale, non mi posso lamentare, ripeto, molte persone si sono iscritte, sono contento della quantità di iscritti che ho. Grazie alle live ho avuto modo di conoscere delle persone molto valide, molto simpatiche, dei veri amici, persone di tutto il mondo, quindi italiani, italiani che vivono in Italia, italiani che vivono all'estero, altre persone di altre nazionalità. Quindi sinceramente io sono, oserei dire, contento del mio canale. Ripeto, è ovvio, mi piacerebbe che avesse più successo, vorrei migliorare molte cose, però tutto sommato, torno a dire, considerando l'argomento che parlo, non mi posso lamentare. Quindi i propositi che ne ho parlato prima sono reali, quindi l'idea è ovviamente di migliorare ogni volta il canale, di fare dei video migliori, di parlare di argomenti sempre interessanti. Sono sincero, non è facile, come ho detto, sono arrivato ad un certo punto che non so quasi più cosa dire, non so quasi più di cosa parlare del Brasile, perché, ripeto, se vado a vedere mi sembra di aver detto di tutto, anche cose poco forse interessanti, però in ogni caso tranquilli che cercherò di fare il possibile sempre di fare video e di farli nel modo migliore possibile. Quindi a questo punto io non posso far altro che ringraziare tutti voi che vi siete iscritti al canale, voi che vedete i miei video, voi che fate parte del mio gruppo di amicizie che, come ho detto, più che altro grazie alle live sono riuscito a raggiungere. Ovviamente, essendo la fine dell'anno, io vi auguro un felicissimo 2019, spero che almeno voi, che le cose possono andare bene, e come sempre dico alla fine, noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!